Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, nuove news per quanto riguarda i Pokémon. Wow, come Animal Crossing, collaborazione per le scarpe. Ma non era solo, devo dire, di collaborazione, perché c'è anche la collaborazione con Geox e Super Mario. Guardate, guardate che belle, veramente molto molto belle. Coloratissime anche. Wow, ci sta un botto, devo dire, top. Capelli, Intanto Italia, tieni. Italia, celeste. E c'è anche un terzo volte l'Italia chiamo. Sì! Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video news. Allora, innanzitutto parto subito e ci tengo a dire che ci sarà, sì, presumo ci sia un Nintendo Direct a settembre, anche perché da un po' che non ce ne sono, quindi è anche ora che ce ne sia uno. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che le Paralimpiadi stiamo andando veramente molto molto bene, soprattutto nel nuoto. Abbiamo vinto anche parecchie medaglie e anche come si chiama? Quella bici che pedali con le mani? Land bike. Land bike. Abbiamo vinto delle medaglie anche sul land bike, grazie anche a... Non mi ricordo, sì, comunque. Non mi ricordo i nomi. Va bene, ve lo metto a scrivere. Poi ping pong. Ping pong, anche intanto abbiamo il sottofondo con le galline che cantano. E, un'altra cosa è che praticamente l'Italia scenderà in campo stasera. Quindi contro speriamo... la Bulgaria. Esatto. Il mio omonimo. Speriamo che faccia una bella figura. Ho visto che sono stati convocati anche nuovi giocatori che non c'erano per l'Europeo. E un'altra cosa che si sta facendo, si sta giocando anche per, si sta facendo l'Europeo di pallavolo. E l'Italia dovrebbe essere in semifinale. Detto questo, dovrei avere detto tutto, spero almeno, in ogni caso farò qualche clip. Ci vediamo dopo. Bella! Ok ragazzi, per quanto riguarda il nome è Alex Zanardi, veramente un grandissimo, grandissimo sportivo che non ho più avuto informazioni purtroppo. Vi facciamo un grande in bocca al lupo perché a quanto si è sentito l'ultima volta stavo un po' meglio. Speriamo bene, dai. Su, forza. Allora parto subito con le news per PlayStation. Il primo è Elden Ring, esclusivo 17 minuti di gameplay. Marta is dead alla prova, terrore italiano, Vanguard è il solito Call of Duty. Poi, Saints Row 3 Remastered, gratis un open world. Back 4 Blood, la beta vi è piaciuta? Parliamone, ok. PayPal Revoluzione, nuova super app. Questa qui è una nuova app. Poi, No More Heroes 3, recensione qualche problema di troppo. Call of Duty Vanguard, PS5 provato, siete soddisfatti? Poi, PS5, il nuovo modello è peggiore dell'originale. Ok, a quanto pare c'è un nuovo modello. Poi, un attimo che si venga spettacolare, gameplay trailer. Far Cry 6 alla prova per 5 ore, open world. Poi, Dead Space Remake, gameplay pre-produzione. Dead Space Remake, Sbimberamenti e Orrore, aiuto. E come ultima news, PlayStation Plus, nuovi giochi gratis, PS5 e PS4. Allora, non ho reaction, perché non ho trovato nessun gioco che mi poteva piacere, quindi non ne faremo. E quindi direi niente, vi saluto, vi ringrazio per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e al prossimo video. Bella ragazzi! Ok ragazzi, visto che abbiamo parlato delle Paralimpiadi, parliamo anche di Alex Zanardi. Ho messo qua alcune foto.
anche veramente un grande campione. Allora, sono un spot che ho trovato in giro per il web, veramente molto molto belle. Dai, forza, non abbiamo più avuto notizie per quanto riguarda questo atleta, però a quel che avevo sentito era migliorato, quindi dai, forza. Anche famiglia, quindi dai, forza, siamo tutti con te. Ma il giorno dopo, ok, eccomi qua, ragazzi. Allora, la partita contro la Bulgaria, l'Italia è finita in pareggio, l'Italia è passata subito in vantaggio con un gol di Chiesa ai primi minuti dell'inizio e dopo non è più stata in grado di sbloccarsi. Questo portiere ha iniziato a parlare tutto, che non era poi così un asso, però i nostri tiri li parava. E Immobile, come al solito quando gioca con la nazionale, non fa nulla, ha avuto parecchie occasioni. Quando gioca ovviamente nel campionato gli è andato anche la scarpa d'oro, mentre invece con la nazionale non fa nulla. E nulla, anche i migliori in campo secondo me sono stati Chiesa e Bonucci, poi vabbè tutti gli altri. Anche il gol che abbiamo subito è stato un po' da pirla, insomma, sono venuti giù una volta e ci hanno segnato. Però vabbè, d'altronde speriamo almeno di riuscire a qualificarci. Io sto già cercando di organizzare qualcosa per domenica, che c'è un'altra partita per la nazionale. Speriamo di totalizzare questi 3 punti, perché altrimenti rischiamo anche di non essere, vabbè, a parte che siamo in vantaggio noi, quindi dovremmo essere comunque sia ammessi al mondiale, quindi dovremmo essere più scialli, più calmi. Speriamo di riuscire almeno a vincere una partita, insomma. E per quanto riguarda, adesso chiudo il capitolo Italia e gli do una nuova news. A quanto pare è stato annunciato, proprio ieri, è stato annunciato una nuova serie animata dei Pokémon. Ieri, sono molto felice per questo. Allora, inizierà il 9 settembre, comprenderà 8 episodi, un episodio dedicato per ogni regione Pokémon che abbiamo visitato, cioè che abbiamo visitato, certo, che abbiamo scoperto nel mondo Pokémon. Sono molto felice, allora vi lascio la reaction e bella. Cosa prima di terminare il video news, allora, prima di lasciare la reaction, allora che praticamente dovrebbero essere uscite le patch in italiano di Yo-Kai Watch Blaster, se non mi ricordo male. Vi lascio magari un'immagine qua. Eccoci qua ragazzi, via! Ok, iniziamo, prepara. Non l'ho messo in gioco, preparati a lottare. Ok, Dander. Potrebbe essere sì, è proprio quello, Lidia, il mondo Pokémon. Farmax. No, raga, è qualcosa di straordinario. Storie senza tempo. Di 8 regioni Pokémon. Queste sono tutte le regioni che abbiamo conosciuto, ragazzi. Wow, wow. Cioè, non avete visto tutto questo? Per il 25esimo anniversario Pokémon, ovviamente. Pokémon Evoluzione. Pokémon Evoluzione. Wow, raga, non vedo l'ora di vedere il primo episodio. Ovviamente ci faremo delle reaction. Speriamo di non beccare copyright, ma ormai ci siamo abituati. E dobbiamo ancora finire la serie Pokémon Twilight. Manca un episodio solo l'extra. E la finiremo. Niente ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Bella!